Purtroppo, per l'egual periodo 2023-2024 ci dice che le vittime da incidentalità stradale sono passate da 33 a 35, con un numero di incidenti comunque molto inferiore, quindi abbiamo degli incidenti con più mortalità. Il dato fa riflettere perché evidentemente ci sono delle cause che coinvolgono attori diversi e che producono questi dati. Mi spiace vedere che la fascia più colpita è quella degli over 60 e qui voglio spezzare una lancia agli over 60. Attenzione, non è che poi nascono le polemiche alle quali ho assistito l'anno scorso quando abbiamo detto che ci mettiamo a disposizione per fare delle formazioni e lo stiamo facendo. Però il dato oggettivo è questo. Poi abbiamo alcuni dati che ci inducono fare delle riflessioni e alcune inversioni di tendenza. A maggio non c'è stata neanche una vittima, nella serie storica degli ultimi 30 anni non era mai successo. Quindi l'invito è sempre quello: il lavoro da fare da parte nostra è quello di fare formazione e sensibilizzazione. Partiamo dai giovani, stiamo lavorando con i comuni anche per farla ai ragazzi delle elementari. Assieme a tutte le istituzioni, con il tavolo sulla sicurezza, ci rivolgiamo a 360 gradi. L'invito è sempre quello: non distraetevi durante la guida, non guidate se non siete in pieno possesso delle vostre facoltà psicofisiche e prestate sempre massima attenzione nel momento in cui si guida un mezzo, qualunque esso sia, bisogna rispettare il codice della strada e stare concentrati. Invito, Presidente.